Operatori al lavoro per la somministrazione del vaccino anti-Covid anche domani e dopodomani si fermeranno solo per la pausa pranzo. Un'ulteriore dimostrazione di come le autorità sanitarie stiano puntando sulla campagna vaccinale a fronte dell'escalation di contagi che si registra ormai da giorni e che purtroppo si riflette anche sui ricoveri ospedalieri. Il Natale che non volevamo, certamente, lo ha evidenziato proprio il responsabile dell'ASP, Mario Zappia. In provincia di Agrigento sono 60.000 i non vaccinati, il 15% della popolazione, e questo ha detto è un bel guaio. Ci sono 60.000 persone nella provincia di Agrigento che non si sono vaccinate. Ed è un bel guaio perché in queste persone ovviamente il virus ha campo aperto per poter intanto innescare malattie, questo è quello che non ci auguriamo ovviamente, ma si rimodella per poter andare avanti e per poter diffondersi maggiormente, quanto maggiormente può. E quindi tutto questo quadro ve lo sto raccontando perché adesso la situazione sta diventando drammatica. Perché noi ci stiamo preparando al peggio, il Natale che non ti auguri, non ti aspetti. Perché i nostri ospedali adesso, anzi, il nostro ospedale è pieno. Abbiamo già 31 persone in medicina a Ribera e 7 in terapia intensiva. Quindi significa che abbiamo altri 3 posti in terapia intensiva. Abbiamo aperto un'altra ala sempre a Ribera e quindi abbiamo recuperato altri 12 posti, però ci stiamo preparando, abbiamo già fatto la lettera ai direttori degli altri ospedali, soprattutto Agrigento, per prepararsi al peggio, perché ovviamente il nostro obiettivo è quello che, no, il nostro obiettivo, il motivo per cui noi viviamo come sanità è quello che noi dobbiamo curare tutte le persone che ne hanno bisogno. Ovviamente un po' di rabbia da parte degli operatori sanitari, soprattutto a dover curare quelle persone che non si vogliono vaccinare, quindi quelli che sicuramente avrebbero evitato una parte gravissima della malattia, ci sta la rabbia, però poi alla fine chi fa il medico, chi fa l'infermiere lo fa perché lo sente, perché ce l'ha dentro, perché noi esistiamo per i malati, però vorremmo curare i malati che non ne possono fare, dice, purtroppo gli è capitato, ma quelli che magari se la cercano ne faremmo volentieri a meno. Va male, anzi malissimo, la campagna vaccinale del target 5-11 anni. La Sicilia è ultima tra le regioni italiane. La provincia di Agrigento ne è la prova. Su una platea di 25.000 utenti sono 268 i bambini che hanno effettuato la vaccinazione. Stiamo per fortuna vaccinando un po' di nuove prime dosi, 1.400 le abbiamo vaccinati in questa settimana circa e quindi siamo lì. La terza dose invece stiamo andando molto bene, malissimo stiamo andando per i bambini, perché i bambini abbiamo vaccinato 268 bambini su 25.000 bambini e sapete che le scuole in questo momento stanno ritornando alla DAD, stanno ritornando ad avere focolai e quindi tracciamento. Voglio dirvi in sintesi che il sistema sanitario così va al collasso.